Pieraletti, La terra e il campione è la mostra che il Comune di Garbagna ha inaugurato sabato 3 settembre ed è aperta fino al prossimo 18 settembre. È una mostra nata in sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, come le precedenti Visioni di paesaggio e Saccaggi 150 più 1. Sono esposte nella sala polifunzionale del Comune di Garbagna 26 opere che appartengono alla fondazione e che non sono più facilmente accessibili dal pubblico perché non sono esposte nella Pinacoteca da quando la Pinacoteca è diventata un nucleo tematico di opere dedicate al divisionismo. Piero Leddi è un artista molto vicino a noi, del territorio, nato a San Sebastiano Curone nel 1930, trasferito a Milano all'inizio degli anni 50. Inizia la sua ricerca di artista sotto la guida del pittore tortonese Mario Patri, è presente in mostra un bel ritratto del 1948 eseguito da Patri e vive l'epopea della ricostruzione a Milano e il milieu di Brera, della Brera degli anni 50, fortemente indirizzata alla ricerca del realismo critico, che Leddi assorbe e che Leddi interpreta attraverso la scelta di soggetti differenti, innanzitutto quello del paesaggio. Le opere che sono esposte vengono da un corpus che l'artista donò alla fondazione all'inizio degli anni 2000. Nell'occasione dell'acquisizione di alcune tele, tra cui una grande tela intitolata Il Mulino della Rivoluzione, da parte dell'ente, l'artista decise di fare una donazione consistente, quella della sua opera grafica. Questo per mantenere unitarietà all'opera grafica e per destinarla alla istituzione museale più importante della città. Una parte di questa opera grafica è esposta in questa mostra accanto ad alcune tele. Sono stati scelti questi due temi, la terra e il campione, perché sono tra loro sovrapponibili e perché sono un percorso significativo nella ricerca di Leddi. Sia il campione è Fausto Coppi, la terra è soprattutto quella dell'Alta Valle Curone, che Leddi di fatto non ha mai abbandonato in seguito al suo trasferimento milanese, vivendola sempre per lunghi periodi durante l'anno e comunque scegliendola come uno strumento di quasi identificazione o di riconoscimento. Lo stesso per Coppi. In fondo Coppi non è narrato e cantato con retorica, come la terra non è rappresentata attraverso un racconto idilliaco o edificante. La terra è la terra in cui l'uomo lavora, fatica e cerca sopravvivenza, con dei comprimari che sono gli attrezzi e gli animali. Il campione è di fatto un contadino che ha trasformato la fatica del lavoro dei campi nella fatica delle scalate e gli attrezzi con la bicicletta. Quindi diciamo, questo processo di identificazione, di riconoscimento avviene anche attraverso il coppi uomo più che il coppi campione, il coppi atleta più che il coppi vincitore. Sono rappresentati, sono molto ben rappresentati in mostra attraverso due sezioni che si sovrappongono continuamente, perché la parte in cui c'è il paesaggio è comunque già presente con alcuni incunaboli importanti, tra cui una tela Fausto Coppi. Il ritratto di Leddi è rivolto verso
alcune teste di Fausto, ma anche verso altre opere, perché c'è nelle intenzioni di Leddi appunto questa ricerca di sovrapposizione. E poi la sezione più ampia è interamente dedicata al campione, che non è mai, appunto, dicevamo, uomo solo al comando, ma affronta questa esperienza che il caso lo ha portato a vivere attraverso comprimari, esattamente come nello stesso modo in cui è vissuta la terra. I comprimari sono la bicicletta, ovviamente come attrezzo, ma sono anche alcune persone, alcuni soggetti che sono fondamentali nell'esperienza di Compi. La madre, il fratello Serse, spesso rappresentati in una triade che ben sintetizza la metafora degli affetti più profondi, il massaggiatore Cielo Calanna e l'idea della morte che accompagna spesso Fausto, quasi presagio del dramma che l'atleta si trova a vivere con la morte precoce, ma che è interiorizzato anche nel momento della performance sportiva. Per esempio, questa è forse l'opera più significativa presente, quantomeno quella l'opera pittorica insomma, che meglio rappresenta questa idea, è proprio Fausto e Serse. Fausto che pedala, la bicicletta rappresentata attraverso una sintesi geometrica nella parte alta, una sorta di rispecchiamento lungo la strada, e il corpo di Fausto che contiene anche il volto di Serse, che non è soltanto una memoria, non è soltanto il ricordo di un dolore, ma è anche una sorta di pensiero forte, di sostegno durante la fatica. Compi, dicevo, è spesso rappresentato mentre pedala in salita o mentre cade. Questo a sottolineare appunto che Leddi non interpreta mai l'atleta con quella narrazione che siamo abituati spesso a sentire, che pure gli corrisponde, ma come la metafora di un contadino.